Buonasera, bentrovati. Oggi martedì 28 settembre, questa serata informativa sulla stampante 3D e sulla stampa 3D. Aspettiamo come sempre qualche minuto, magari qualche ritardatario arriva, facciamoli entrare pure. Mi fa piacere vedere alcuni volti nuovi, alcuni conosciuti. Ciao ragazzi. Ragazzi che hanno già Ciao. fatto anche qualche corso con noi come InfoShop. Quindi i fedelissimi. E oggi andiamo a vedere delle caratteristiche sulla stampante 3D, ma soprattutto dove viene utilizzata la stampante 3D. Adesso vi anticipo qualcosina, poi sicuramente tra qualche minuto faccio partire le slide in condivisione, così poi vediamo anche cosa faremo e cosa proponiamo a livello di corsi, oltre che a livello di serate informative. Quindi cercheremo di alternare sia queste serate che ci vengono richieste. Faccio entrare intanto. Ogni tanto, se vedete che giro la testa, è perché ho l'altro monitor per controllare chi entra in Zoom. Sta arrivando anche Anna. E con le stampantine 3D, in questo periodo ci stiamo divertendo qui all'InfoShop. Stiamo stampando un po' di tutto, dai giocattoli agli accessori, ai gancetti. Qualche richiesta ci è arrivata già da qualche cliente per richieste proprio particolari, magari chi ha dei particolari, dei ganci, degli oggetti che non trova più in produzione, non trova più in commercio, e ci ha chiesto se potevamo realizzarli con la stampante 3D e ci siamo riusciti, anche perché ormai con la stampante 3D possiamo decidere se stampare con materiale leggero, materiale atossico, materiale morbido, materiale che invece diventa molto resistente per fare particolari ganci o applicazioni. Possiamo veramente fare di tutto. Infatti, poi nelle slide vi farò vedere anche alcuni settori in cui già la stampante viene utilizzata molto, fino ad arrivare alla luna vera e propria, perché quando ormai da anni nello spazio si usano le stampanti 3D. Però non mancano tanti anni a cominciare a realizzare proprio delle casette o dei piccoli ambienti su cui tentare la vita in un altro pianeta. Sicuramente porteranno delle stampanti 3D per cominciare a costruire là direttamente quello che serve. Allora, ancora un minutino e poi vi lancio la slide così vediamo anche a monitor intero. Condividi. Io adesso prendo direttamente il mio PowerPoint, mi ero preparato un po' di slide, lo metto a schermo intero, dovreste vedere la prima slide. Se il microfono mio e la voce si sente bene, inizio con la presentazione. Allora, staremo insieme circa un'oretta, cercherò magari su alcune slide di andare veloce. Se avete piacere, proprio perché vado veloce, soprattutto quando andrò a presentare 19 settori in cui già si utilizza molto la stampante 3D, quindi non leggerò tutto quello che c'è nelle slide. Se avete piacere di avere poi le slide, basta un cenno via mail o via WhatsApp e ve le posso girare poi direttamente in PDF. Di cosa parleremo oggi? Beh, sicuramente andremo poi a toccare gli argomenti riguardanti i corsi e vedremo come abbiamo diviso e suddiviso il nostro percorso formativo di corsi chiamati 3D Shop a partire dai corsi base, dove potranno affrontare tutte le prime lezioni, anche se non ci sono le basi di disegno tecnico, perché faremo appunto vedere come si può scaricare dei file, un po' come si fa da Google. Cerco l'immagine, un'immagine mi piace, la mando in stampa a colori. Qui facciamo la stessa cosa, ci sono dei siti che danno la possibilità di scaricare dei modelli già pronti, mi piace, lo scarico, imposto la stampante 3D e lo mando in stampa. Quindi il corso base sarà proprio questo, adatto a tutti, anche a chi non sa disegnare con il computer. E poi andremo avanti fino ad arrivare invece ai corsi veri e propri di disegno tecnico. Vedremo innanzitutto che cos'è una stampante 3D, come funziona una stampante 3D, i vantaggi nell'utilizzo della stampante 3D. L'importanza per gli studenti, mi fa piacere quindi che ci siano i giovani collegati questa sera, facciamo entrare anche i ritardatari. In quali settori si utilizza la stampante 3D? Io ho messo 19, 19 perché
in questi 2 o 3 giorni che ho preparato queste slide mi venivano in mente dei settori e così ho inserito i primi 19 che mi sono venuti in mente, ma ce ne sono veramente molti, molti di più. E poi alla fine farò una domanda, non solo ai giovani, ma anche ai genitori, e vedremo se a Natale sarà meglio regalare una PlayStation o una stampante 3D. Per finire con una parentesi sulla creatività e la manualità legata proprio a questo strumento. Date e costi, naturalmente, alla fine della presentazione vi darò proprio le date dei nostri corsi e anche l'indicazione dei corsi. Cominciamo con il primo punto: come funziona una stampante 3D? La stampante 3D è una domanda che spesso mi fanno, quindi come funzionano le stampanti? Ogni stampante 3D costruisce un oggetto vero e proprio. Quindi un modello digitale, che significa un disegno fatto al computer, tridimensionale, viene proprio stampato e reso fisico mettendo questo materiale uno strato alla volta. Il modello, prima di andare in stampa, deve essere affettato. E qua si tratta proprio di affettare il modello. Così adesso cerchiamo di capire bene come fa una stampante a stampare un modello che poi diventa veramente una statuina, un oggetto. Io ho preso questa immagine perché facciamo finta di dover stampare una pallina, ma una pallina è tonda tipo un pomodoro. Ecco che il pomodoro lo tagliamo a fettine. Una volta tagliata a fettine, queste sono fette anche grosse, ma facciamo proprio fettine da 1 millimetro, tante fettine da 1 millimetro, se noi le mettiamo poi una sopra l'altra, riusciamo ad ottenere di nuovo il nostro oggetto. Allora, ecco che questo è il principio, uno dei principi fondamentali di funzionamento della stampante. Io prendo la mia pallina, dico al computer di affettarla, facciamo tante fettine, tutte da 1 millimetro, e poi mando questo progetto alla stampante. La stampante riuscirà a costruire con la plastica, adesso facciamo un esempio con la stampante appunto che utilizza la plastica, facendo uno strato alla volta, di 1 millimetro alla volta, fino a ricostruire l'intero oggetto. Questo programma che taglia fettine si chiama slicer. Con il programma righetta per righetta andiamo a costruire l'oggetto. In questo caso abbiamo, mi sembra che sia un ghepardo, ecco, diciamo un ghepardo. Questo ghepardo che è stato costruito lineetta per lineetta, però vi devo far notare una cosa. Se la stampante deposita il materiale una lineetta alla volta sul piano, è semplice partire dalla zampa, fare tante lineette di plastica, alzarsi, 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 fino ad arrivare alla testa delle orecchie. Però, cosa succede quando a questo livello la stampante deve fare la linea orizzontale dove sotto non c'è nulla? Non può lasciare la linea di plastica nel nulla, altrimenti cadrebbe. Ecco che un altro dei principi fondamentali della stampante 3D è quello, dei supporti. I supporti sono queste lineette, costruite sempre in plastica dalla stampante, molto molto sottili, che servono proprio a costruire poi la linea dell'oggetto. Così questa linea, adesso vediamo il mento, così ci è più semplice, il mento va ad appoggiare, quando deve essere costruito, su il supporto che è molto sottile. Perché è molto sottile? Perché alla fine, quando abbiamo finito di stampare, semplicemente con le dita riusciamo a staccarlo, perché sono talmente sottili che si rompono facilmente lasciando intatto l'oggetto che invece a noi interessa. Qui vi ho preso un'altra immagine in cui i supporti li abbiamo colorati, così diciamo la plastica utilizzata è bianca. Abbiamo colorato poi l'oggetto, in questo caso il cane, di rosso, lasciando il supporto in bianco e qui colorati sotto per farvi vedere qual è la linea molto sottile e semplicemente con le dita la togliamo per ottenere il cane, il cagnolino o il ghepardo libero. Quante tipologie di stampanti ci sono? A seconda di come le stampanti 3D realizzano gli strati che compongono gli oggetti, si vanno a distinguere per diverse tipologie di stampante. Non ce ne sono tante, però ce ne sono una manciata che adesso andiamo a vedere. C'è quella a resina fotosensibile, c'è quella a polvere sintetizzata, a polvere indurita tramite l'inchiostro, quella per metalli a fusione, che è proprio metallo, qui si lavora il metallo, e quella a filamento termofondibile, che è la stampantina che vedete anche qui sulla figura in basso a destra, sono le stampanti che andiamo ad utilizzare noi per i corsi, per
per stampare in aula corsi, ma sono anche le stampanti che adesso cominceranno a diffondersi sempre di più nelle famiglie, perché il costo di una stampante è sceso, per non dire crollato, negli ultimi anni. Se penso che una stampantina piccolina così, 5-6 anni fa, poteva costare ben più di 500 euro e adesso la trovate a meno di 200, capite che i prezzi sono veramente crollati. Questo è un esempio di stampante a resina. Ha una vaschetta, non a caso è tutta chiusa, dentro c'è un liquido e questo liquido, non so se riuscite a notare, qui c'è un piatto, questo piatto va su e giù nel liquido e ogni volta che fa questo movimento, su e giù, c'è una luce che cristallizza una righetta. Io cerco di spiegare questo processo proprio con parole semplicissime. Quindi ogni colpo di luce è in grado di creare una righetta solida in questa resina liquida. Ecco che andando su e giù tante volte, un millimetro, magari un millimetro alla volta, 0,1 millimetro alla volta, si creano questi oggetti. Il vantaggio di questa stampante a resina è di poter ottenere degli oggetti molto molto lisci, non si vedono le righette di costruzione e si possono costruire anche degli oggetti molto belli, tipo gli anelli. Allora, questa è bigiotteria. Logicamente non è che uno fa l'anello per poi venderlo di plastica. Per carità, ci sono anche gli anelli di plastica, ma questa stampante viene utilizzata per fare il prototipo. Pensate voi di utilizzare il computer per disegnare un anello o un gioiello, come vi viene in mente, come ve lo sognate voi. Ve lo disegnate, lo mandate in stampa con la stampante a resina, ce l'avete praticamente perfetto, potete anche colorarlo, lo colorate come vernici, oro o argento e avete la simulazione vera e propria della stessa dimensione e potete anche toccarlo con mano di questo anello fatto in casa. Se poi è un anello che è riuscito, potete mandarlo in produzione. Questo nel caso della gioielleria, ad esempio. Poi ci sono le stampanti che lavorano invece con delle polveri e con dei laser. Le polveri, immaginate un cassetto proprio pieno di polvere e questo laser che riesce, incrociandosi con dei raggi, ad indurire il punto in cui va a lavorare. La sinterizzazione non è proprio una fusione come metallo. Per sinterizzare significa arrivare a surriscaldare il materiale quasi al punto della fusione. Questo significa che si attacca, diventa molto molto duro, molto più duro della plastica, e questo permette di fare anche degli oggetti che possono essere degli ingranaggi, delle ventole. Sono stampanti, logicamente, queste più costose che si trovano nei laboratori, non sono stampanti casalinghe. Un altro tipo che a me piace molto, e questo penso sia il futuro, io spero che questa stampante crolli di prezzo tra pochi anni, perché questa che vedete nell'immagine è un prototipo molto grande, sarà 2 metri per 2 metri, ho sbirciato ieri i listini, questa è una stampante da 40.000 euro, ma permette di lavorare con due testine ed è una stampante che lavora a polvere tramite l'inchiostro. Pensate di avere della polvere tipo della farina o del gesso, ecco, del gesso reso polvere tipo farina. Una testina che mentre lavora va su e giù, mette pian piano questa polverina bianca e un'altra testina che utilizza degli inchiostri colorati e degli inchiostri che sono indurenti, reagenti. Mettendo insieme la polvere con l'inchiostro che indurisce, possiamo avere la nostra statuina con il vantaggio che l'inchiostro può essere utilizzato come nelle stampanti che avete già voi a casa, con una testina che riesce a miscelare. Cosa riusciamo a fare con questa stampante? Guardate, vi faccio vedere un'immagine, una realizzazione di questo tipo. Allora, per chi ha già visto stampare una normale stampantina economica 3D con il filamento di plastica, sa che esce solitamente un prodottino, un oggetto di un unico colore, oppure se esce di 2 o 3 colori è perché vengono utilizzati 2 o 3 filamenti di plastica di colore diverso. Questa invece, che utilizza polvere di gesso bianca con l'inchiostro colorato indurente, permette di realizzare la statuina direttamente a colori. Questo sarà il futuro, è una stampante veramente bellissima
e sarà, pensate voi, la prototipazione o comunque la possibilità di stampare direttamente un oggetto finito senza neanche poi preoccuparsi di doverlo colorare. Andando avanti velocemente, passiamo alle stampanti che vengono utilizzate nel mondo della meccanica e anche nell'aerospaziale, proprio le stampanti che vanno a fondere il metallo. In questo caso sempre un laser, andando a fondere il metallo, riesce a generare dei prodotti, degli oggetti che hanno le stesse caratteristiche meccaniche di durezza e di, come si dice, resistenza pari proprio alla fusione. Un attimo che vedo se c'è qualcuno che non riesce ad entrare. No, ok, entrano tutti. Ecco qua le stampanti, sempre costosissime, non adatte sicuramente all'utilizzo casalingo, però per farvi vedere come sono fatte e come sono grandi. Sono degli armadi proprio. Si possono, con questa tecnica, costruire dei veri e propri motori. Resistono ad altissime temperature e ad altissime sollecitazioni meccaniche. Terminiamo con le stampantine che andremo ad utilizzare noi in aula quando faremo i corsi. Sono stampanti chiamate a filamento termofondibile. Utilizzano un filo proprio di plastica, una bobina, e adesso vi faccio vedere questa. Sono bobine con un filo che, ecco, sembra uno spaghetto. Gli spaghetti hanno proprio la stessa dimensione di questo filo. Bobine solitamente da un chilo, se ne trovano di tanti colori. Potete stampare, nel caso della macchinina, anche l'oggetto in più tempi, cioè all'inizio stampo la macchinina rossa, poi cambio filamento, metto il filamento nero, stampo le ruote, cambio di nuovo il filamento e metto magari quello marrone per stampare i sedili, e così riesco poi ad assemblare. Vado a costruire il modellino in casa semplicemente avendo cambiato questi filamenti. Filamenti se ne trovano di tutti i tipi, non solo per quanto riguarda il colore, ma per quanto riguarda il materiale, da quelli atossici che derivano dal mais, adatti per costruire giochi per i bambini, a quelli morbidi per costruire, magari mi vengono in mente le custodie dei cellulari, a quelli più resistenti, come quelli che abbiamo utilizzato noi per fare dei gancetti e dei clienti che dovevano tenerli in macchina su temperature che arrivavano anche a 100 gradi. Quindi ci sono plastiche che una volta fuse ed indurite resistono anche a quelle temperature. E qui possiamo divertirci e fare veramente di tutto. Allora, abbiamo visto cos'è una stampante 3D e come funziona la stampante 3D, quindi tagliando a fettine, costruendo riga per riga il nostro oggetto. Adesso andiamo a vedere altre cose, i vantaggi della stampante, l'importanza per lo studente, ma soprattutto in quali settori si utilizza. Vantaggi. I vantaggi, come vi ripeto, le slide poi ve le mando, non c'è problema, adesso facciamo una chiacchierata, se no diventa troppo pesante, però i vantaggi della stampa 3D sono legati alla velocità che si definisce con il termine di prototipazione rapida. Del tipo, mi serve un oggetto nuovo, è inutile che vado a progettarlo tradizionalmente, andando poi a creare uno stampo per mandarlo in produzione. No, faccio direttamente un disegno al computer, lo mando alla stampante 3D, la stampante 3D me lo fa nelle dimensioni reali e ho già qualcosa in mano da toccare, da vedere, per capire se l'oggetto è giusto per poi mandarlo in produzione con larga scala. Si garantisce quindi la possibilità di personalizzare il nostro prodotto, perché una volta stampato, se devo fare una minima modifica di un millimetro, voglio cambiare un carattere, voglio farci una piccola righetta, lo posso fare tranquillamente e rimandare in stampa, perché comunque le plastiche sono anche plastiche a basso costo. Pensate, se dovessi invece rifare tutto lo stampo di una catena di produzione, sarebbe un costo totalmente diverso. E tutto questo si riassume guardando l'ultima riga, perché usando la stampante 3D ho dei vantaggi in termini di tempo. Disegno e mando in stampa subito. Dei vantaggi in termini di attrezzatura. Pensate voi a simulare un motore, è inutile che vado a prendere il tornio e tutta la strumentazione per saldare. Sono veramente tanti soldi, quando mi basta la stampante per simulare il mio prodotto finale. Non ci sono scarti. Ecco, parlando di tornio, come funziona il tornio? Prendete un albero, lo fate girare, tirate via tutto quello che non vi serve per ottenere, ad esempio, il calice in legno.
in questo caso non ci sono scarti perché andiamo a costruire esattamente e direttamente il calice. Personalizzazione, come abbiamo detto, voglio metterci una scritta, cambiare così, non lo faccio subito. E tutto questo si traduce con la parola risparmio. Quindi avere una stampante 3D al mondo d'oggi, nei settori in cui si lavora, e ce ne sono tantissimi, significa risparmio. L'importanza per lo studente, questa la leggiamo, gli studenti hanno bisogno di stimoli per poter sviluppare il proprio intelletto e la stampa 3D permette loro di esplorare un modo nuovo di progettare. Il proprio lavoro non sarà solo visibile sullo schermo del computer, ma fisicamente disponibile ed interagibile. Le stampanti 3D sono uno strumento innovativo per la didattica. Per quale motivo? Stimolano la creatività, richiamano la manualità, poi faremo degli esempi, ma vi faccio vedere delle foto di oggetti che abbiamo fatto noi, perché una volta stampato l'oggetto, soprattutto se vi dedicate all'inizio, come ho fatto io, al settore modellismo, stampate modellini, li montate, li colorate, quindi c'è tutto un richiamo a quello che è la manualità, che un po' l'abbiamo persa perché siamo sempre col cellulare e col tablet in mano, mentre riprendere magari certi strumenti ci aiuta sicuramente. La stampante 3D avvicina lo studente alla progettazione e alla realizzazione dell'oggetto. Vi faccio solo un esempio. Se durante il corso nostro, in due lezioni, vi insegno a creare da zero un portachiavi personalizzato con tanto di nome, già questo è progettazione. E dalla progettazione si sta un attimo ad arrivare alla realizzazione. Quindi programmi e metodi che vi faremo vedere semplici, vanno bene dai 10 anni in su perché riusciamo ad insegnare queste cose veramente a ragazzi dai 10 anni e se imparate, i ragazzi imparano in età giovane a disegnare, progettare e realizzare queste cose, quando andranno alle superiori avranno una marcia in più. Disegno e modellazione logicamente sono molto legati, la progettazione pensa cosa può inventarsi, cosa può realizzare, per passare poi a disegnare e a modellare direttamente al computer e mandare in stampa. Tutto questo porta il ragazzo a indirizzarsi verso una professione 3D. Ma attenzione che quando io dico professione o settore legato al 3D, non è più come 5-6 anni fa, solamente il disegno 3D, che può essere il disegno tecnico o il disegno per l'edilizia. No, con professione 3D c'è ormai di tutto. E facciamo una rapida carrellata. In quali settori si utilizza? Come vi dicevo prima, facendo delle slide in questi giorni, me ne sono venute in mente 19, ma 19 perché poi mi sono fermato, ho detto stasera c'è la serata, non posso aggiungerne altre, altrimenti sarei andato quasi all'infinito. Automotive, settore automobilistico. Nel settore automobilistico vi faccio degli esempi con delle foto che ho trovato in internet. Pensate solamente, logicamente ci sono stampanti grandi, anche enormi, che permettono di stampare una macchina intera. Pensate a disegnare una macchina, stamparla e metterla nella galleria del vento per studiarne il comportamento. Quanto tempo è passato da quando il progettista l'ha disegnata a quando la macchina è nella galleria del vento a fare le prove? Una giornata, perché probabilmente quelle stampanti lì, molto grandi, riescono in una giornata a stampare la macchina. Quindi vuol dire che in un giorno io ho già la macchina che sta facendo le prove all'interno della galleria del vento. Cosa impensabile fino a 10 anni fa. 10 anni fa si doveva progettarla, prendere le lamiere, pressarle, tagliarle, costruire il modello e metterla nella galleria del vento. Se non andava bene si ricominciava tutto da zero. Quindi pensate com'è cambiato il modo di creare i prototipi. E senza costruire la macchina intera, e parlando sempre però di automotive, supponiamo di dover fare dei particolari, un'antenna, uno specchietto, uno spoiler. Lo faccio, lo stampo, lo metto nella macchina, vedo. Se va bene lo mando in produzione, se non mi va bene lo modifico, ma ho fatto tutto in giornata. Così possono essere le parti, qualsiasi parte in plastica, ma anche parte in metallo, perché abbiamo visto prima quindi che ci sono le stampanti che fondono i metalli e le polveri di metallo. E anche qui se voglio, magari costruisco Ferrari, costruisco Lamborghini, quindi macchine di un certo costo, posso personalizzare. Se chi la compra mi chiede di personalizzare i fanali e di metterci nome e cognome su ogni fanale, lo faccio, perché sto un attimo al computer e mando in stampa.
Questo è invece un collettore di scarico ed è molto importante, è quello che vi sto per dire adesso. È il collettore di scarico, quindi un pezzo del motore della Ferrari del 2018, ma la Ferrari Formula 1 che poi ha fatto tutto il campionato. Non è un prototipo. Questo collettore all'interno è talmente complesso nei suoi giri che era impossibile da stampare con uno stampo tradizionale a fusione. Cosa hanno fatto? Hanno usato una stampante a fusione per costruire questo collettore, che è stato poi utilizzato veramente nella macchina che ha fatto tutto il campionato ed è stato uno dei pezzi che non si è mai rotto durante il campionato. Quindi pensate dove stiamo arrivando. Meglio la stampante 3D dello stampo tradizionale. E arriveremo tra pochi anni a costruire e a stampare quello che ci serve, dal ricambio all'oggetto personalizzato, perché se vado in concessionario e voglio un cerchio personalizzato, me lo faranno, magari anche in giornata. Gioielleria, l'esempio di prima che vi ho fatto con la stampante a resina, permette veramente di avere delle qualità a livello di tocco, di sensazione che si avvicinano poi a quelle dei gioielli. Possiamo crearli, guardate, questi sono tutti in plastica, tutti in plastica, ma così a colpo d'occhio, dando proprio la sensazione e la percezione di avere un gioiello vero e proprio. Quindi lo stampate, se piace, poi si manda in produzione. Settore aerospaziale. Questo è molto importante. Forse le stampanti 3D sono state utilizzate in maniera massiccia e seria proprio nel settore aerospaziale, perché quando l'astronauta va in missione e sta via mesi, se rompe un pezzettino, non può né andare all'Ambrico a comprarlo e nemmeno chiamare Amazon. Deve costruirselo là, altrimenti non tornano a casa gli astronauti. Quindi, nel settore aerospaziale, da tempo, da tanti anni, hanno le stampanti. Ed è proprio questo che permetterà un domani, quando decideremo di fare questi esperimenti, provare a portare le piante, provare a portare qualche forma vivente, se non addirittura l'uomo, nello spazio, cominceremo a costruire queste piccole abitazioni e le abitazioni però verranno costruite là. Dalla terra non si porterà altro che stampanti e materiale per far andare le stampanti. Tutto quello che serve verrà costruito direttamente nello spazio. Passiamo a settori più vicini a noi, perché lo spazio sì è bello, ma mi sa che noi lo vedremo sempre in TV. Mentre gli occhiali sicuramente molti di noi li usano. Pensate al poter utilizzare la stampante direttamente dal vostro ottico di fiducia. Molti hanno un problema che magari hanno il viso non simmetrico. E chi è poco accentuato, chi magari ha tanto accentuato questo inghippo, poter fare una foto, una scannerizzazione del volto e stampare gli occhiali su misura è una cosa diventata possibile. Questo è proprio un paio di occhiali. Qui adesso non ricordo la marca perché nella foto si vedeva poco, però sono occhiali tra l'altro anche molto conosciuti. Leggerissimi perché li possiamo anche creare con materiali leggeri e personalizzati, ma personalizzati qua significa proprio adattati al proprio corpo. Stessa cosa le calzature. Le calzature, uno dice, ma cosa faccio? Stampo scarpe? Sì, si stampano scarpe, perché ci sono materiali molto morbidi, molto high tech, e guardate le marche qui, New Balance, Adidas, Nike, loro stanno già lavorando con stampanti 3D, soprattutto per personalizzare le suole e i materiali, diciamo, che vanno proprio tra il piede e il terreno. Questa è una scarpa interamente stampata con la stampante. Forse solo i lacci li verranno aggiunti dopo, ma tutta questa parte grigia e anche verde è stata realizzata con la stampante 3D. Moda e abbigliamento. Cosa c'entra la moda e l'abbigliamento con la stampante? Eppure, diventa molto molto importante anche qui. A parte gli esperimenti che fanno per quanto riguarda le sfilate, qui vedete già qualche foto, ma sono foto di sfilate che hanno già fatto con disegni stampati in 3D, posso dirvi che è molto importante la stampante 3D per quanto riguarda l'abbigliamento intelligente. Cosa si intende per abbigliamento intelligente? L'abbigliamento che viene personalizzato, indossato come fosse un'armatura. E veramente andiamo a creare le armature. Ma quando dico armature, non pensate all'esercito, cioè alla guerra. Per armatura significa
un abbigliamento fatto su misura per proteggere o per aiutare. Perché, ecco, prendiamo uno sport, gli sport estremi, può essere motocross, sci, parapendio, arti marziali, qualsiasi sport in cui c'è la possibilità di ricevere un colpo, una sollecitazione forte, se protetto da un abbigliamento consono, permette di andare molto più sicuri. Quindi con la stampante posso fare un abbigliamento su misura, proprio adatto al mio scheletro, ai miei muscoli, con delle plastiche magari flessibili ma resistenti. Questo per farvi un esempio di come verrà utilizzata la tecnologia della stampante 3D nell'abbigliamento. Modellismo, qui è stato proprio il modellismo, nel caso mio, che mi ha avvicinato alla stampante 3D. Perché a dire il vero, la prima stampantina io l'ho comprata 5 anni fa, poi non l'ho usata, ho visto come funzionava, ma non avevo ancora capito l'importanza o comunque l'utilizzo. Quando trovate qualcosa che vi piace, poi partite, no, ad utilizzarla o ad apprezzarla. Io l'anno scorso ho cominciato a stampare i modellini, perché da giovane, da adolescente, mi piaceva il modellismo. E così ho cominciato con la stampante a ristamparmeli, a prendere i colori e a giocare, tra virgolette, con questo tipo di stampa. Il modellismo è un settore che va molto nell'ambito della stampa 3D. Qui vediamo modellini di automobili, aeroplani. Sicuramente ci sono anche gli adulti appassionati di trenini, di tutti questi modellini. Poi abbiamo, ecco, il galeone. Questo l'ho messo perché, tra l'altro, un mio collega che mi ha insegnato lui i primi passi con la stampante 3D, aveva stampato un galeone. Qui possiamo fare poi un misto, uno, poi più fantasia ha, più si diverte. C'è la parte stampata in plastica, ci sono le parti in tela, ci sono le corde vere e proprie, e quindi riusciamo a fare veramente delle opere d'arte. Ho trovato in internet il disastro di modellini per la Barbie, c'è veramente di tutto, cose inimmaginabili. Ho trovato le stampelle per la Barbie, ho trovato il martello con l'incudine per la Barbie, ho trovato veramente di tutto. Basta scaricare, scegliere la dimensione e mandare in stampa. Ma la cosa divertente è che questo modellino di tavolo e sedie, in questo caso per la Barbie, se voglio utilizzarlo per una bambolina più piccolina, lo ridimensiono e lo stampo più piccolo. Se voglio stamparlo per una bambola grande 50 centimetri, li amplifico, li ridimensiono, li faccio più grandi e li stampo più grandi. Quindi massima libertà per passare poi ai plastici di realizzazioni architettoniche vere e proprie. Può essere il Duomo, la chiesa, qualsiasi cosa, il ponte. Quello che si faceva una volta negli studi di architettura con i plastici, compensato plastica, si fa ora con la stampante 3D molto molto più velocemente. Audiologia, sempre per farvi capire qual è l'utilizzo corretto della stampante 3D. Pensiamo, senza andare a cose complicate, pensiamo semplicemente alle cuffiette che alcuni di voi vedo le stanno anche utilizzando, le cuffiette, quelle del telefonino o che state utilizzando per il computer. Quanto fastidio danno quando le inserite nelle orecchie? Soprattutto se non è il paio che fa per voi. Alcuni sono troppo piccoli, gli auricolari, alcuni sono troppo duri, altri sono grandi e non si riescono ad incastrare. Un disastro. Anche qui, come nel caso degli occhiali, andate da chi progetta queste cuffiette, vi fa la foto, vi scannerizza l'orecchio e in un materiale che può essere TPU, quindi una gomma morbida, vi fa esattamente la parte della cuffietta per il vostro orecchio. Non vi dà fastidio, non vi fa male, non vi cade. Anche questo, ripeto, fattibile in poche ore. Qui già vi sarà più familiare pensare al campo dell'odontoiatria, perché quando parliamo di queste mascherine, l'apparecchio, il cosiddetto apparecchio, comunque la mascherina che di correzione dei denti, ecco che adesso viene stampato con la stampantina, mentre anni fa si prendeva il calco con queste paste, poi ti dicevano ritorna tra un mese che ritirerai il tuo prodotto. Adesso ti fanno il calco non più con queste paste fastidiose, ma semplicemente una serie di foto con macchinari naturalmente appositi. Dopodiché in giornata puoi ritirare direttamente le mascherine. Mascherine come possono essere parti, insomma, mancanti, che vengono riprodotte esattamente come quelle di prima. Protesi vere e proprie, che vantaggio c'è tra stamparle così e
le vecchie protesi alla vecchia maniera, non solo di velocità, ma di personalizzazione. Adesso guardate quando la mano del ragazzo nelle proporzioni è identica, quindi adesso sta solamente nel ragazzo, dico io, a scegliere se rivestirla, se tenerla colorata, comunque la dimensione è identica all'altra mano, o nel caso della ragazza, dove sono arrivati ad una personalizzazione, direi che diventa bella da vedere. Chirurgia. Io vado molto veloce adesso. Poi, se ci sono delle domande, sentitevi liberi di aprire il microfono anche mentre parlo. Mi fate la domanda, mi fermo, torniamo indietro. Questa qui è proprio una serata informativa in cui voglio farvi vedere l'importanza che ormai ha preso il settore della stampante 3D un po' in tantissimi settori. Settore chirurgia. Vi faccio vedere questa foto. Un piede. Infortunio sul lavoro. Mi cade un grosso peso al centro qua del piede e rompo un ossicino, lo frantumo. Cosa succede? Vado in ospedale. Allora, se pensiamo a 10 anni fa, dovevano aprire, capire cos'era successo, era veramente un disastro sul disastro. Adesso, senza nemmeno aprire, cioè quindi a piede, diciamo, rotto, ma non con la ferita, mi fanno le lastre da fuori. Riescono a vedere qual è l'ossicino rotto, lo ricostruiscono con il computer e lo stampano naturalmente con il materiale adatto. Ecco che adesso il chirurgo, in una sola operazione, apre, rimuove quello che deve rimuovere, mette il pezzettino stampato e sono già pronto con una sola operazione. Quindi capite l'importanza che ha questa tecnica 3D in tutti i settori. Architettura, beh, l'architettura è stata uno dei primi settori a disegnare in 3D. Disegno tridimensionale, qui adesso lo vedete anche abbastanza povero, grezzo, perché siamo arrivati poi al fotorealismo, significa che questo lo si può sempre tramite computer portare ad un livello che assomiglia a una foto vera e propria, ma può essere anche stampato, perché il cliente, che supponiamo il cliente che deve acquistare la casa, ha tutt'altra sensazione quando tocca con mano il prodotto, quando lo vede dal vivo. Quando sente magari anche il materiale, perché oltre che dargli il modellino in mano, gli fate sentire poi a parte le piastrelle, il vetro, le pitture. Ecco che mentre il plastico inteso alla vecchia maniera è stato abbandonato, per questioni di tempo, ci voleva tanto tempo fare il plastico col compensato con le plastiche, adesso una volta che io ho il modellino realizzato in 3D e tutti gli studi di ingegneria, di architettura ormai disegnano in 3D, in tempo reale per dire, ma in giornata riescono ad avere anche il modellino stampato vero e proprio. Arte e sculture, pensiamo solo al restauro, quando i vandali vanno a rompere le statue al centro delle grandi città, adesso non si ricostruisce più manualmente, ma in base alle vecchie foto o in base alla ricostruzione del computer si va a ricostruire la parte mancante e si va a completare il monumento, magari va a restaurare. Queste sono delle stampe fatte in 3D, logicamente è un calco preso dalle statue, se non erro, sono quelle di Modigliani, si chiamano così, e le hanno ristampate in 3D. Cinema, tutte le armature e le maschere che vedete nel cinema adesso si fanno con la stampante. Anni fa venivano create da artisti, perché erano artisti per creare le maschere, adesso si stampano. Qual è il vantaggio? Questo è Batman. Prendo Batman perché ce l'ho qui davanti, bello grosso. Abbiamo in quasi tutti i film l'attore che parla e fa le scene in primo piano e abbiamo lo stuntman. Lo stuntman, che è quello più spericolato, un atleta solitamente che non ha paura di niente e lo utilizzano per le scene più pericolose. Da fuori l'armatura e il costume di Batman è identico. All'interno invece viene fatto esattamente con lo stampo e la misura dell'attore o dello stuntman. Ecco che da fuori non lo riconoscete affatto, ma all'interno loro si muovono esattamente, sono a loro agio, sono in un costume molto molto confortevole. Strumenti musicali. Se fate una ricerca in internet, scrivete strumenti musicali, stampa 3D, troverete tantissimi
come si dice, no, no attori, aiuto, mi sfugge il termine, comunque musicisti, ecco, musicisti famosi che hanno costruito, chi addirittura sapeva disegnare, se l'è autocostruito, chi l'ha commissionato, però arriviamo a dei video che trovate in YouTube di questi musicisti che fanno proprio musica con strumenti interamente stampati in 3D. Paleontologia, i dinosauri, anche qui non serve più, o meglio, sì, vanno a ritrovare i resti, tra fossili e pezzi che si trovano in giro di ossa, per poi ricostruire le parti mancanti, ormai direttamente tra l'aiuto del computer che ricostruisce e la stampante per realizzare le parti mancanti, dopodiché si assemblano. Alimentare, questo adesso mi diverte perché con l'industria alimentare qua ci si sbizzarrisce. Come stampiamo la plastica, quindi fondo il filamento di plastica, che è uno spaghetto, no? La dimensione dello spaghetto, per costruire il mio modellino, posso fondere anche la cioccolata. E se fondo la cioccolata con lo stesso metodo, righetta per righetta, posso fare il mio modellino. Ecco che le pasticcerie già da qualche anno stanno utilizzando le stampanti 3D per creare i propri modelli da mettere sopra la torta. E se hanno anche degli scanner professionali, possono, faccio un esempio, prendono lo sposo, la sposa, li scannerizzano e fanno la statuina direttamente uguale nella forma ai due sposi. Un esempio tanto per fare. Però guardate, questo uovo di Pasqua. Secondo voi, com'è possibile fare un uovo di Pasqua a spicchi così con una tecnica tradizionale? Sarà anche possibile, ma si diventa matti. La stampante, piano piano, righetta per righetta, in poche ore riesce a farlo. Oppure guardate questo tubo di cioccolata. Farlo così, a spirale, con i quattro tubetti, io penso sia veramente quasi impossibile con le tecniche tradizionali. Con la stampante, invece, è un gioco da ragazzi. Questa è una torta direttamente stampata nei particolari, poi naturalmente colorata anche dopo, però tutti questi oggettini, ormai i fiori, gli animaletti, le foglie vengono stampate. E qui, come stampo con la cioccolata o con la plastica, posso stampare con qualsiasi altro alimento. Questo sarà formaggio, formaggio fuso, ma può essere una pasta alimentare. E vado a crearmi delle mie tartine, dei miei piatti, che sono delle vere e proprie sculture, fino ad arrivare alla bistecca. Questa è una bistecca stampata in 3D. Sembra impossibile, però è proprio così. E devo dirvi che volutamente hanno cercato di mettere le nervature dove andava per far assomigliare alla bistecca. Ma io potrei tra qualche anno andare al ristorante e semplicemente ordinare una bistecca a forma di telefono, una bistecca a forma di mouse, una bistecca a forma di qualsiasi cosa, perché la stampante non ha nessun problema a prendere il materiale, che può essere, adesso la dico proprio in maniera semplice, semplice, la bistecca triturata, resa in pasta e rimodellata, come vedete in basso a destra, che sta facendo questi triangolini con il formaggio. Nell'alimentare, logicamente, c'è l'obbligo, tra virgolette, torniamo indietro. Quando si parla di alimentare, le stampanti, di ora mettono questo filamento che poi però va tenuto in frigo o cotto. Quello che stanno facendo adesso, e ci stiamo arrivati a livello di tecnologia, è mettere questo filamento e nello stesso tempo scaldarlo, surriscaldarlo, perché abbiamo le possibilità tra laser, forni, estrusori di farlo, e quindi in un colpo solo riesco a costruire l'oggetto e anche a cuocerlo. Quindi la stampante farà un solo giro e mi presenta poi il piatto pronto da mangiare. Edilizia, guardate questa foto, stanno costruendo una casa. Questa stampante lavora in maniera concentrica, quindi c'è un motore al centro, la stampante gira e il braccio che va su e giù, quindi è molto semplice fare una casa con, tra virgolette, le pareti arrotondate, però abbiamo anche le stampanti che lavorano in linea, quindi un asse in verticale, uno in orizzontale, e qui riusciamo a fare le pareti proprio come quelle che siamo abituati a vedere, sempre costruita righetta per righetta. Vedete? Motorini che vanno su e giù e mettono questo cemento. Cemento sarà cemento particolare a presa rapida che si indurisce velocemente, però
Pensate voi a poter realizzare una casetta di questo tipo? Adesso non pensate magari alle case come le nostre, con l'isolamento e tutto, ma io faccio sempre l'esempio della capanna in Africa dove ci deve proteggere dal leone. Allora, tra avere la capanna fatta con le canne è sempre un vantaggio avere una casetta fatta direttamente con una stampante 3D col cemento, che sarà sicuramente a prova di leone e costruibile in una giornata. Guardate qui, riusciamo a fare comunque, a seconda della dimensione della stampante, strutture molto molto importanti. Parti e ricambi sicuramente molto molto importanti, per tutto quello che abbiamo in casa, se sappiamo disegnare o abbiamo un minimo di pratica, riusciamo poi a ricostruirlo. Gancetti rotti che non troviamo più in produzione, li ricostruiamo tranquillamente. Vedete qua, parte del mobile, rompo questo gancetto, non c'è più, non esiste più in commercio. Ok, prendo le misure, lo disegno in computer, lo stampo e sono pronto per aggiustare il mobile. Piccole, piccole serrature come questa. A me serve così piccolina, in commercio ce ne sono solo di più grandi e non mi va bene nel mio mobiletto. La disegno, me la stampo e sono pronto. Abbiamo finito la carrellata delle attività. Adesso arriviamo verso la parte conclusiva della serata. Spero che questi settori che abbiamo toccato vi abbiano un po' fatto capire qual è l'importanza ormai della stampante. C'è veramente in tutti i settori. Ditemi un qualsiasi settore che vi viene in mente e vedrete che la stampante 3D, anche lì, se non c'è arrivata, ci arriverà tra pochi anni. E arriviamo alla domanda: PlayStation o stampante 3D? Per quale motivo questa domanda? Innanzitutto vediamo cos'è la PlayStation e vediamo cos'è la stampante 3D. Allora, sicuramente ci possiamo divertire con tutte e due. Però ho fatto in questi giorni delle riflessioni. Una bella PlayStation mi sembra che costi sui 500 euro. La stampante, una bella stampantina, tipo questa è una delle stampanti che stiamo utilizzando noi in aula corsi, costa 250 euro. Allora, se avete già la PlayStation, benissimo, sapete a Natale che potete comprarvi anche la stampante. Se non avete la PlayStation, vi dico solo che la stampante costa metà della PlayStation. Comunque, con tutti e due ci si diverte. Il vantaggio però della stampante 3D è, soprattutto io qui ho messo l'esempio dei ragazzi, ma per ragazzi io intendo anche quelli della mia età che sono a 40 anni ben passati. Perché una volta che ci si mette poi davanti al computer e si vede che c'è la possibilità di realizzare quello che abbiamo immaginato di notte durante il sogno, no? Sono immaginato un gancetto, il portaocchiali da mettere sul parasole della macchina, poi ve lo faccio vedere perché ho fatto anche quello. Cominciate veramente a scoprire un mondo nuovo. Per i ragazzi, comunque, l'importanza di aiutare i ragazzi a sviluppare delle competenze trasversali è fondamentale, sia durante la loro permanenza nel contesto scolastico che per il futuro in una società in continua evoluzione. Il mondo della stampa 3D e progettazione 3D favorisce lo sviluppo del pensiero creativo. Cosa facciamo con i nostri corsi? All'interno del percorso 3D Shop attiveremo creatività e manualità attraverso le materie informatico-tecnologiche e lavoreremo insieme ai partecipanti dando importanza alla valenza motivazionale legata proprio all'utilizzo delle tecnologie. E cosa faremo? Tanta pratica, perché oltre a vedere come si può disegnare o scaricare il file, utilizzeremo le stampanti. L'obiettivo principale è quello di riuscire ad utilizzare una stampante anche se non avete esperienza di disegno tecnico. Chi se ne frega? Volete una stampante? La comprate, vi insegniamo a trovare l'oggettino che vi serve e a mandarlo in stampa. Vi insegniamo a come fate con la stampante adesso con i fogli di carta. Siete in grado, se ce l'avete a casa sicuramente lo sapete fare, siete in grado di mandare in stampa un documento. Se il documento ha 10 pagine, siete in grado di stampare solo la prima, solo l'ultima, quella di mezzo. Siete in grado di stampare in bianco, nero e a colori. Tutte queste cose qua, magari 10 anni fa, 20 anni fa, erano per voi ostrogotto. Adesso avere una stampantina a casa e mandare in stampa un file è diventato abbastanza normale. Così la stampante 3D. Pensare adesso di poter creare queste cose sembra impossibile. Invece vedrete che è veramente semplice. I concetti sono sempre quelli: computer, disegno, mando in stampa. E quindi è fattibile. E
potremmo fare tutti questi oggettini. Questi qua sono foto di oggetti che abbiamo realizzato qui in Photoshop. Alcuni su richiesta, qui da casa mi è arrivata la richiesta di alcuni oggettini della serie di Harry Potter, alcuni sono dei portatelefoni, altri li ho stampati io perché mi piacevano e poi li abbiamo realizzati. Passiamo un attimo alle date e anche ai costi che abbiamo previsto per i corsi. Diciamo che il corso base lo inizieremo a ottobre e abbiamo definito per il momento la prima giornata, perché poi dobbiamo comunque vedere in base agli iscritti quali sono le giornate di partenza. Però sicuramente la prima giornata sarà il 13 ottobre, lo faremo serale, e ci saranno 5 ore in totale per il corso base, che è quello che appunto vi dicevo, non serve saper disegnare, basta. Vi insegneremo a scaricare i file che vi interessano, a mandare in stampa e a cambiare le bobine nelle stampanti, a calibrare le stampanti, a fare un minimo di manutenzione. Una lezione in Zoom e due presso l'aula nostra. Questa in 5 ore l'avevamo prevista, come era il progetto iniziale, a 100 euro. Però devo anche dire che, soprattutto per voi che siete collegati questa sera e per chi farà il corso quest'anno, quindi la prima serie di corsi 3D, lo abbiamo messo a 69 euro. Quindi con 69 euro io vi garantisco che andate a casa e sapete impostare la stampante e mandare in realizzazione il vostro progetto. Fatto il modulo base, che è quello di ottobre, con novembre c'è la possibilità per chi vuole anche imparare, quindi a disegnare il portachiavi con il nome personalizzato. Poi vi faccio vedere delle foto. C'ho scritto Stefano, ho messo l'anellino, ho deciso lo spessore, mi sono fatto i miei portachiavi. Ecco, nel modulo 2, il corso intermedio, vi insegneremo ad utilizzare i programmi per disegnare queste cosette. 8 ore il totale del corso, e anche qui, da un progetto iniziale che erano sulle 8 ore, 160 euro, per quest'anno, i corsi che facciamo quest'anno, li abbiamo messi praticamente a metà prezzo. Quindi 80 euro tutte le 8 ore del secondo corso. E questo sarà a novembre. Per i più bravi o comunque i più curiosi che vogliono approfondire il disegno 3D, si farà un terzo corso e sono tutti staccati e uno può decidere di fare solo il primo, non c'è nessun problema. Anzi, il primo è quello che mi permette comunque di portare a casa la conoscenza della stampante e di stampare in maniera autonoma. Il terzo corso è quello che ci avvicinerà proprio al disegno tecnico di modellazione solida. Impareremo ad utilizzare Blender, un programma molto sofisticato. Faremo altre 8 ore dedicate a questo programma per imparare a disegnare qualcosina. Attenzione, che qui tengo a precisare il costo delle 8 ore, da 160 lo mettiamo sempre a 80, però tengo a precisare che è un corso avanzato non di Blender, è un corso avanzato di tutto il pacchetto 3D, perché Blender è un programmone, un corso avanzato di Blender è ben altra cosa. Però in questo corso vi insegniamo le basi in modo che con questo programma potete comunque realizzare qualche vostro oggettino. Poi, se avete la passione, una volta che sapete le basi di un programma di modellazione solida, andate avanti tranquillamente da soli. Questi sono i nostri tre corsi che faremo da qui a dicembre. Concludo con questa slide perché volevamo veramente dare la possibilità a tutti di provare a vedere se questo mondo 3D è veramente così interessante e può fare per voi. Quindi cosa abbiamo fatto? Dal corso base, che è quello che inizierà il 13 ottobre, che l'avevamo già messo 69 euro, quindi già scontato, diamo un'ulteriore possibilità, non tanto di ulteriori sconti, ma visto che ci sono le 5 ore con la prima lezione in presenza, abbiamo deciso di fare questa cosa. La prima lezione la potete fare a 19 euro e solamente dopo aver fatto la prima lezione decidete se continuare e fare tutto il corso base. Quindi con 19 euro noi vi diamo la possibilità di venire qui in aula corsi, fare la prima lezione, toccare con mano la stampante, vedere cosa si fa e poi ci direte tranquillamente se completare il corso. Così abbiamo cercato veramente di venire incontro a tutti perché vogliamo diffondere l'utilizzo della stampante, ma siamo fermamente convinti che vi divertirete e troverete questa cosa molto molto utile. Io qui termino la presentazione, tolgo un attimo la condivisione perché ho fatto una carrellata, ho cercato di stare proprio entro le 9, ci sono riuscito. E se adesso avete delle domande, aprite pure il microfono così vi rispondo. Poi, se c'è qualcuno che vuole stare ancora 5 minuti,
vi faccio vedere che ho preso delle foto di alcuni oggettini che abbiamo realizzato in questo periodo, ma non sono altro che gli oggetti che poi andremo a realizzare anche durante il corso e vi faremo vedere come si fanno e come si impostano. Vediamo chi mi vuole fare qualche domanda. Io parto sempre dai giovani, tanto i giovani mi danno sempre più soddisfazione perché sono bravi, non scherzo, perché comunque hanno fatto con me il corso, alcuni di loro anche un corso a tra luglio e agosto, ci siamo divertiti e sono stati molto bravi. Allora, io prendo un attimo le foto, continuo un attimo, vi faccio vedere gli oggetti che ho fatto. Se qualcuno di voi deve uscire, lascio la libertà perché sono le 9, quindi io avevo scritto in tutti i post dalle 8 alle 9. Se avete problemi di orario, non preoccupatevi, potete uscire, altrimenti 5 minuti vi faccio proprio vedere qualche foto di oggetti che abbiamo realizzato. Vado in condivisione un attimo. Qui ci sono degli oggetti, c'è anche la foto del cane, ma c'è un motivo perché l'ho messa. Innanzitutto andiamo a vedere, ecco qua, Batman e Uomo Ragno, che da qualche parte li ho trovati. Qui c'è un Uomo Ragno e dietro c'è un Batman. Perché ho preso questi? Perché c'è anche un'immagine del programma di slicing. È un po' piccolina, ok? Vediamo se riuscite comunque a vedere lo stesso. Allora, questi sono i due modelli che io ho messo sul programma di slicing. Il programma di slicing è quello che all'inizio vi ho detto fa a fettine tutti quanti. Quindi il programma cosa fa? Millimetro per millimetro fa tutte righette da mandare alla stampante. E la stampante poi inizia dalla base. Vediamo un'immagine che può essere. Ah, ecco, poi vi faccio vedere qualche video, magari direttamente in Instagram, tanto lì ho messo quotidianamente un video alla volta. Ecco, comincia dalla base, vedete? Questa è una righetta che sembra una ragnatela. Questa righetta qua è proprio la larghezza e lo spessore di una, chiamiamola riga. Fate finta di disegnare col pennarello. Se questo pennarello, ogni volta che voi ci passate sopra, crea uno spessore della linea, ci passate 100 volte, fate 1 cm, ci passate 1000 volte, fate 10 centimetri. Così funziona la stampante. Parte dalla base, questo è un piedino, per poi arrivare fino all'oggetto costruito. Queste sbavature sono un po' legate anche ai supporti o comunque al fatto che ogni tanto la plastica fusa fa questo filo tipo la mozzarella della pizza, ma si sta un attimo a toglierli poi o con un po' di carta vetrata oppure con un taglierino e così diventa l'oggetto tutto tondo. Andiamo a vedere invece questo cagnolino che non è stampato, ma questo è un cagnolino vero perché volevo farvi vedere i colori. Vedete che è bianco con queste macchie marroncine. Abbiamo trovato un chihuahua da stampare, piccolissimo, questo è alto 2 cm. E ci siamo messi, nel senso io e mia figlia, ci siamo messi poi a colorarlo e così, ecco che vi accennavo prima, riprendiamo un po' le belle abitudini di colorare con mano, la manualità, il modellismo, c'è la possibilità di fare tutte queste belle cose. A parte il cagnolino, qui abbiamo un adattatore, quello rosso, che abbiamo stampato perché il disco nuovo più veloce e più piccolo del disco vecchio che c'era prima all'interno del computer. Quindi ci serviva un adattatore, ci sono anche in commercio, ma avevamo la stampante, ci serviva in giornata, l'abbiamo fatto. Eccolo qua, visto dall'altra parte. Questi sono dei piccoli portachiavi che abbiamo realizzato poi anche per i ragazzi che hanno fatto il corso. Infatti sta per Centro Estivo Digitale 2021 e questo piccolo portachiavi beh, ve lo insegneremo a realizzare nel corso intermedio, quindi nel corso in cui andiamo a toccare con mano il disegno 3D, proprio la composizione, così potete personalizzarveli. Questo è il retro di un monitor. Vedete che nel retro del monitor ci sono 4 forellini. Abbiamo costruito questo sempre in rosso, l'abbiamo stampato apposta in rosso per dare risalto. Un portacomputer, questo è un piccolo computer che solitamente viene messo sotto il monitor o lasciato qua accanto, abbiamo fatto un supporto per metterlo dietro, così non avete altro spazio occupato se non quello del monitor. Porta tablet, sempre la parte rossa. Porta telefonini, vedete? Anche qua potete stamparli, colorarli come volete,
decidere la dimensione, aggiungerci la personalizzazione, oppure, ecco, guardate qui, tutti i mobiletti della Barbie che vi ho detto prima. Quando ho scoperto che di Barbie c'era il mondo, mi sono messo a creare le quinte qui con le carte colorate, a stampare gli oggettini, naturalmente queste le avevo già, queste sono acquistate già pronte, ma tutti questi modellini li abbiamo stampati. Questi qua grigi, vediamo su un'altra foto, eccoli qua, sono il portaocchiali da sole da mettere nel parasole della macchina. Il parasole della macchina è quello che avete proprio che si tira giù. Allora, la parte più grossa la incastro nel parasole e qui ci metto le stanghette degli occhiali da sole. Così ho gli occhiali da sole sempre a portata di mano, fatti direttamente in casa. Grot, piccolo, grande, colorato in diversi modi. Scacchi, mi sono stampato l'intera scacchiera in più colori, della verità. Color avorio, color nero, color marrone, color grigio, rosso, giallo. Ho passato un mese a stampare scacchi di tutti i tipi. All'interno, ecco, guardate all'interno. Quando capita è che a volte una stampa non si riesca a portare a termine perché si stacca la base, perché finisce il filamento, quindi può capitare. All'interno è fatto così il pezzettino, ha un reticolo, questo permette di renderlo comunque resistente perché c'è un reticolo che lo tiene, che sostiene la pressione, ma anche di renderlo leggero e soprattutto di non consumare tanta plastica, perché più lo fate vuoto all'interno, meno plastica utilizzate. E la percentuale di riempimento la possiamo decidere noi dal computer. Vari modellini, e qui alla sera con il pennellino e i colori ci si diverte. Poi, naturalmente, come vi dicevo, a me ha preso in particolar modo in questo periodo il modellismo, però alcuni di voi potrebbero buttarsi più sulla moda, sugli occhiali, su qualsiasi cosa. Questa è la vetrinetta che abbiamo messo con le ultime realizzazioni in InfoShop, la volpe a 9 code, la volpe a 7 code, sono personaggi più magari delle leggende orientali, però le ho stampate perché mi piaceva in particolar modo questa, poi l'abbiamo colorata. Ecco qua il porcellino, ma volevo farvi vedere queste righette, queste colonnine, sono proprio i supporti, altrimenti senza questa colonnina la stampante non avrebbe potuto stampare la mano, perché la mano non appoggia su nulla. Facendo la colonnina, la mano appoggia. Una volta finito il progetto, prendo con le dita, stacco queste piccole parti e ottengo l'oggetto pulito. Ecco qua, vedete il porcellino che non ha più le colonnine, le ho staccate e poi l'ho colorato. Anche qui vedete la personalizzazione che si diceva prima. Io ho preso un omino, una figura già fatta, ho aggiunto io la base tonda e per aggiungere la base tonda ho semplicemente disegnato un anello e ho aggiunto la mia personalizzazione, come ho scritto in Photoshop, cioè potevo scriverci Stefano, potevo scriverci qualsiasi altra cosa. E questo lo dovete imparare a fare anche voi e lo imparerete nel corso appunto intermedio. Goku, il personaggio dei cartoni, tanti supporti, perché guardate il braccio com'era bello alto, sospeso nel vuoto, tutto questo supporto è stato poi tolto, anche qua davanti, e una volta tolto, eccolo qua, vedete? Personaggio pulito. La testa di Shrek. Più è grande l'oggetto, meno vedete le righette. Quindi i portachiavi o i portatelefonini che sono piccolini. Ecco, qua si vedono parecchio le righette, però più aumentate la dimensione della vostra realizzazione, meno vedete queste righette. Oscar, qui ve li ho messi per farvi vedere due cose, che potete utilizzare dei filamenti colorati, questi sono filamenti che si avvicinano a color oro, comunque un giallo lucido. Qui ho utilizzato il filamento verde, perché dovendo utilizzare Shrek andava bene quello verde, quindi diversi colori. E soprattutto perché lo stesso oggetto l'ho stampato in due scale diverse, 10 cm, 15 cm. Quindi ho semplicemente detto al computer, fallo con la percentuale 150 anziché 100. E qui ho finito la carrellata di foto, così ne ho prese alcune, ma ne ho veramente tantissime. Se passate in negozio, vedete dal vero non solo questi oggetti, ma vi faccio vedere anche le stampanti che stanno lavorando ormai ininterrottamente da mesi.
E così la trovate, almeno una delle stampanti che abbiamo la trovate all'opera, così vi faccio vedere il funzionamento. Bene, se c'è qualcuno che deve farmi una domanda, io sono a disposizione, potete aprire il microfonino. Spero che sia stato interessante, una carrellata interessante, insomma, questa serata. Qualcosina sicuramente l'avevate già vista, la conoscevate già, qualche particolare spero di avervelo dato come novità. E sapete, ecco, se avete delle persone che sono interessate o secondo voi sono incuriosite da questo mondo, date pure i miei riferimenti, che sia un WhatsApp, che sia una mail, anche per fare semplicemente una chiacchierata. Magari qualcuno che non è presente alla serata vi chiede qualche informazione alla quale voi non sapete rispondere, date pure i miei riferimenti, che sarò felice di illustrare tutto il nostro programma di corsi 3D. Sentati. Ciao, Ciao Federico, dimmi. cioè, parlavamo tanto di modellini 3D, ma Sì. volevo sapere dove si trovavano. Per scaricarli? Sì. Allora, per scaricarli ci sono diversi siti. Uno dei più famosi si chiama Thingiverse, chiamato anche Thingiverse, magari con la pronuncia sbagliata. Vediamo sempre qua. Senza dedicare tanto tempo, ti faccio giusto vedere la schermata. Eccolo qua. Questo è il sito, vedi qua in alto c'è scritto con la H, Thingiverse. Questo è un sito che ti dà la possibilità di scaricare tantissimo materiale e tutto gratuito. E puoi fare anche una ricerca. Federico, ti viene in mente qualcosa, qualche personaggio, qualcosina da cercare? Se no ci scriviamo semplicemente... Bla bla bla, cosa mi viene in mente? Iron Man, io ce l'ho fissa con Iron Man e scriviamo Iron Man. Vediamo. Ecco qua, guarda, il casco, qualche portachiave. Vediamo se esce qualcos'altro, ma qua è uscito poco. Proviamo a scrivere staccato Iron Man. Sì, qualcosina in più. Va bene, qualche modellino legato al fatto che Iron Man, Uomo di Ferro, sono tutti questi soldatini. Allora, vedi, è un sito che ti permette di trovare tantissimo, tantissimo materiale. Se io ci scrivo Fox, il Volpe, vediamo cosa viene fuori. Così, mi è venuta Volpe, vedi? Guarda quanti modellini. Per ogni modellino, che possono essere anelli, scheletri, mascherine, portachiavi, c'è di tutto. Tu selezioni e lo vai semplicemente a scaricare. Poi, una volta scaricato, logicamente devi saperlo impostare a seconda della tua stampantina. Ma quello lì è uno dei siti più famosi dove ci trovi un po' di tutto. Grazie mille. Prego. Bene. Qui tra di voi vedo già qualche nome che sono sicuro che sa già disegnare bene anche con il 3D. Quindi magari ci confronteremo anche via mail per fare qualcosina insieme. E se alcuni di voi appunto passano di qua a vedere la stampantina, anche semplicemente in funzione, e soprattutto a voi che avete partecipato alla serata, sapete che un piccolo omaggetto di quelli stampati, che sia un portatelefonino, che un portachiavi, vi sarà dato sicuramente, così vi portate a casa anche il ricordino della serata. Bene, se non ci sono altre domande, io vi lascio. E i riferimenti miei li avete perché vi è arrivato sicuramente l'invito per entrare in Zoom o via WhatsApp o via mail, quindi contattatemi pure, così vi terrò aggiornati sulle date di inizio e soprattutto per avere la conferma sulla prima lezione, che è quella che vi dicevo, l'abbiamo messa a 19 euro. Se dovessi avere più richieste rispetto alla capienza dell'aula, magari cercheremo di organizzare 2 o 3 serate in date differenti. Va bene? Grazie intanto dell'attenzione. Vi auguro una buona Grazie. serata. Ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. E Ciao, grazie. grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.